Buongiorno, buon sabato. Allora, Samuele è appena andato alla sì. Buonanotte. Buongiorno, buon sabato. Samuele è appena andato a scuola. Chiara, asilo nulla oggi che è sabato, quindi qua è qua per terra che sta giocando. E niente. Devo fare tutto, 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 tutto. E quindi ci mettiamo all'opera. Poi, riguarda anche la torta che è qui, ma ve la faccio vedere, aspettate. Non è male, ci è venuta bene, cotta e tutto, però per come mi diceva mia mamma, ti conven cioè, che mi conveniva tagliarle a fette perché frullandola fa, diventando tipo a polpa, fa più acqua, però secondo me o ne ho messa troppe pere, si sentiva proprio quelle cosine granellose che comunque ha la pera matura. Nel latte, infatti, l'ho messa stamattina, non era il massimo, però l'ho fatta, quindi me la devo mangiare. Quindi diciamo che una torta anni non è ottima da dire, oddio, come la mangio in continuazione, e nemmeno da dire orrenda la butto. Ni, non è, ma la mangio, però non faccio il bis, diciamo, va? Quindi non la varo più, non sarà una torta che rifaccio, nemmeno a far la prova a tagliarla a fette, cioè con le pere no. Preferisco mangiarmele un po' con gioia, ma così a frutto maturo, ma nel dolce no. Ah, e niente, mi metto all'opera. Love Home, di mettere delle piccole ritaglietti di asciugamani, anche io ne avevo una patata, imbevuti con l'ammorbidente, e l'ho messo nella spazzatura, nei sacchi sotto la busta della spazzatura. E veramente hai ragione, quando apri per buttare qualcosa ti arriva un profumo pazzesco, e sto usando l'ammorbidente, quello Scala, che sul panno, quando mettevo la lavatrice, poi non si sentiva, però così sì, è buono. Quindi per la lavatrice uso quello Chantecler rosa, che è toppissimo, non top, toppissimo. Invece qua così userò questo Scala, così almeno lo consumo. Quindi grazie del consiglio, stupendo. Allora, adesso il tavolo è sistemato, il divano, diciamo, mo gli raddrizzo il lenzuolino e vado a pulire un pochettino, a fare una pasta proprio veloce con il Ters sopra i mobili, che se poi dovremmo pitturare almeno il telo attacca. Quindi vado a fare una spolverata generale così. Ah.
time, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Buonasera, siamo domenica sera. Stamattina non ho proprio preso il telefono, proprio zero. Abbiamo iniziato a pitturare una stanza, a fare alcune delle modifiche. Poi quando si pitturerà un'altra stanza ancora, faremo poi aggiusteremo, diciamo, meglio. Però vi inizio comunque domani a farvi vedere, perché mo buio non è cosa. Domani senza bimbi in mezzo riesco a farvi vedere lo spostamento che avevamo deciso comunque di fare una volta che si pitturavano le stanze. Ma ne abbiamo fatto solo una perché il tempo non è che è il massimo. Per fortuna non ha piovuto. Si è annuvolato un po', però per fortuna non ha piovuto. Quindi diciamo una stanza l'abbiamo completata, l'abbiamo pitturata e abbiamo fatto quello spostamento. L'altra ma è un po' così e quindi va un po' poi ritoccata. Ho fatto la lavata comunque nella stanza, la bella pulita, armadio, finestra, pavimenti, tutto quanto. Ma tutte le altre stanze, essendo che tardi, bimbi vanno da una parte all'altra, ho fatto giusto una passata di alcol, perché poi che vuoi, vai da una stanza all'altra, quindi anche le pantofole sotto mi si erano combinate tutte bianche, quindi una passata di alcol ce l'ho fatta. Qua ci stanno tutti gli stracci che ho messo a lavare delle asciugamani, che c'era proprio il pienone. Poi o stasera tardi o domani mattina presto metto in lavatrice tutti gli stracci e così le mogila. Sono veramente molto 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 stanca. Stanchissima, infatti stasera di volta fa
prendiamo due panini. Io voglio dire, ho cucinato stamattina, se mi fai invitare di cucinare pure stasera, te ne sarei grata. Quindi prendiamo dei panini. È rimasta della cotoletta, quindi i bimbi si mangiano la cotoletta, che è rimasta pure l'insalata, se la mangeranno con l'insalata. Perfetto. E niente, ci vediamo domani mattina, che boh, per me giustamente deve arrivare domani mattina, poi per voi quando lo vedrete sarà tutto un tatà. Quindi ci vediamo domani mattina per vedere almeno una stanza come è venuta su. E poi scatenatevi nei commenti se vi piace, cosa ne pensate di questa idea che abbiamo avuto. Vi fate sapere giù nei commenti. Adesso mi asciugo i capelli, mi metto il pigiamino e se ne va Nanna, che sono stanca. Ci aggiorniamo domani mattina. Buonanotte. Fatemi sapere nei commenti, quella cameretta, la cameretta che è camera nostra, va pitturata. Aspetto i vostri commenti se vi piace questa idea che abbiamo avuto di invertire le due stanze, perché comunque là è più grande, stanno più comodi, è tutta un'altra cosa. Ci aggiorniamo poi con un prossimo video. Io vi mando un grosso bacio e grazie a tutti, anche ai nuovi iscritti. E niente, ci aggiorniamo con un prossimo. Ciao!